Una buona domenica e ben ritrovati ai nostri telespettatori. Torna l'appuntamento con il sì e il no, il nostro appuntamento del fine settimana di iReporter per dibattere degli argomenti che più interessano il nostro territorio e non solo, raccogliendo anche opinioni contrastanti a volte su ciò di cui andiamo a disquisire. E questa settimana ovviamente ha fatto discutere, continua a far discutere, la scelta della Regione del Veneto, ma non solo, di chiudere gli istituti superiori per tutto gennaio, insomma, confermando la didattica a distanza per il 100% degli studenti degli istituti superiori, dei licei, insomma, del territorio, se non salvo rari casi, ovviamente, come per esempio le attività di laboratorio. Si pensava che questa sarebbe stata la settimana dell'atteso ritorno sui banchi per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, così non è stato per la Regione del Veneto. Ne parleremo con gli ospiti di oggi, anzi per così dire le ospiti di oggi, perché abbiamo con noi innanzitutto Elisa Venturini, consigliera regionale, capogruppo di Forza Italia, Palazzo Ferrofini. Buonasera Elisa, per essere con noi. Grazie per l'invito e buona domenica. Grazie a lei ovviamente per partecipare a questa nostra discussione, insieme a Daniela Ghiotto, docente del Comitato Priorità alla Scuola. Buonasera Daniela. Buonasera, buona domenica. Allora, grazie entrambe per essere qui con noi. Cominciamo a entrare proprio nel vivo della discussione. Si è discusso tanto in questi giorni e probabilmente si discuterà anche nelle prossime settimane. Consigliera Venturini, comincio da lei. La Regione del Veneto ha deciso con un'ordinanza del Presidente Zaia all'inizio proprio di questa settimana di rimandare di qualche settimana il ritorno sui banchi degli studenti delle scuole superiori. Questo perché, dopo che per settimane anche i prefetti hanno lavorato alacremente insieme alla Regione e agli enti locali per dotare, insomma, tutte le varie province di un piano di trasporti che potesse arrivare pronto all'appuntamento. Quali sono state le ragioni alla base di questa decisione? Innanzitutto c'è da dire che è stata un'ordinanza molto sofferta, ma il perché è che ci sono degli esperti, cito dei nomi, il professor Palù piuttosto che il dottor Ricciardi del Comitato Tecnico Scientifico, che mettono in evidenza come sia necessario ridurre tutte le occasioni che in qualche maniera possono contribuire alla diffusione del contagio, perché i numeri in Veneto sono preoccupanti, cioè stante la situazione attuale. Ogni luogo in cui ci può essere motivo o una circostanza nella quale le persone hanno modo di avvicinarsi, è evidente che è una situazione che crea pericolo di diffusione del contagio. E quindi è stata adottata questa ordinanza, che peraltro è fino al primo di febbraio, poi vedremo l'andamento epidemiologico, partendo da una situazione sanitaria. È evidente che non fa piacere a nessuno chiudere le scuole. E il fatto che i ragazzi abbiano modo di esprimere il loro disagio, disappunto, malessere, hanno perfettamente ragione, perché a noi stessi adulti ci troviamo in una situazione voglio dire, di depressione, di stanchezza, perché arriviamo da un anno di restrizioni e a tutti dà difficoltà questa situazione che stiamo vivendo. A maggior ragione i ragazzi, quindi che manifestino il loro disagio e tutta la loro rabbia, hanno perfettamente ragione. Dopodiché noi partiamo da un dato di fatto contingente, che ci sono dei dati allarmanti sulla diffusione del contagio. Insomma, una decisione sofferta, però inevitabile anche di prevenzione. Daniela Ghiotto, voi col vostro comitato, insomma, che ha un nome anche abbastanza eloquente, Priorità alla Scuola, che cosa avete detto questa settimana? Avete fatto sentire molte volte la vostra voce su questa decisione? Sì, noi in Veneto, io rappresento comitati di varie città, dunque di Vicenza, Padova, Verona, Venezia, Treviso, l'anno scorso, da aprile dell'anno scorso, come Priorità alla Scuola, che è un movimento appunto nato dal basso e formato da docenti, genitori, studenti, educatori e educatrici. Chiediamo appunto che ci sia la possibilità di fare scuola in presenza e in sicurezza, ovviamente. La cosa che diciamo, aspettavamo di poter rientrare per le scuole secondarie in presenza il 7 e siamo rimasti molto delusi dal fatto che non si possa rientrare in presenza, anche perché c'era tutto il tempo anche, no, per organizzare uno screening, ad esempio. Molte regioni italiane hanno preparato in questi mesi o stanno facendo adesso uno screening sugli studenti che permette di rientrare in sicurezza, oppure di immaginare delle situazioni appunto di apertura con spazi e risorse maggiori date alla scuola pubblica. La nostra priorità è la salute e la scuola. Vogliamo che la scuola, il diritto all'istruzione e il diritto alla salute siano sullo stesso piano. L'altro elemento sul quale puntiamo, insomma, mettiamo un po' in evidenza è che le scuole sono ritenute focolai per il 2%. Dunque, quando sono rimaste aperte le secondarie, erano luoghi piuttosto
controllati, piuttosto sicuri rispetto al resto dei luoghi di socialità e di commercio, eccetera, eccetera. La cosa che ci lascia basiti è il fatto che di fronte al crescere dei contagi, che è un problema serio e sul quale siamo responsabilmente, no, attenti anche come insegnanti, come genitori, cittadine e cittadini, è che il picco dei contagi è avvenuto nel momento in cui le scuole erano chiuse, le scuole secondarie erano chiuse, dunque poter poi rientrare in sicurezza era il desiderio più grande. Invece Zaia ha ritenuto opportuno dire che per rientrare in sicurezza non si potevano riaprire le scuole, perché sarebbe stato un andare incontro a sicuro aumento di contagi. Ma ci chiediamo, se le scuole erano chiuse nei momenti in cui il contagio saliva, forse diciamo che la prevenzione doveva essere fatta in altri luoghi che sono rimasti invece aperti. Abbiamo avuto picchi di socialità coatta in grandi magazzini aperti nel sabati che precedevano il Natale, aziende che sono comunque, che hanno continuato a funzionare, luoghi di socialità, e la scuola rimane chiusa. Abbiamo un dato, un 34%, Save the Children ha condotto una ricerca che dice che il 34% di ragazzi e ragazze degli istituti superiori vanno incontro a un abbandono scolastico. Abbiamo dati allarmanti anche di malessere di questi ragazzi. Il diritto alla salute è anche un diritto alla socialità, all'istruzione, alla relazione. La scuola a distanza, la didattica a distanza, non è vera scuola. È stata una giusta soluzione nel momento emergenziale l'anno scorso, ma non può essere la soluzione che continuiamo a dare e a proporre ai ragazzi e alle ragazze. Sono quasi 10 mesi che questi ragazzi non frequentano la scuola e lo riteniamo grave. Cosa risponde la consigliera Venturini? Sicuramente c'è una situazione di malessere ed è una situazione grave. Però non riguarda solo l'Italia. Se voi pensate cosa sta succedendo adesso in Gran Bretagna piuttosto che la Germania, dove stanno chiudendo tutte le scuole, non solo le scuole secondarie, dove magari sì, c'è maggiore possibilità di contagio e di diffusione, ma tutte le scuole, tutte le attività dove c'è in qualche maniera la possibilità di aggregazione delle persone. E questo cosa sta a significare? Che nei vari paesi dell'Europa, dove in qualche maniera si sono adottate delle misure per cercare di frenare il contagio, ma nello stesso tempo di tenere in piedi l'economia, perché dopo l'altro occhio che noi abbiamo è sempre sulla parte economica, in realtà stanno dimostrando che è solo adottando delle misure severe che in qualche maniera si riesce a dare una risposta, perché altrimenti è un continuo, come abbiamo visto, andare e rivieni di questo andamento epidemiologico. Ora, è vero che ci sono state altre realtà dove ci sono stati più contagi, è altrettanto vero che molto probabilmente anche queste realtà verranno sottoposte a ulteriori misure. Tanto è vero che il Veneto adesso è in bilico per diventare zona arancione. E quindi il fatto che Zaia abbia adottato questa misura concernente le scuole non è che sia partita così da un ragionamento avulso dal contesto. Tiene conto delle indicazioni che provengono, ripeto, da esperti che danno appunto delle evidenze scientifiche sulla base delle quali muoversi. Allora, se ci sono altre realtà che in qualche maniera contribuiscono a favorire un contagio, è chiaro che si interviene anche su quelle, ma questo non vuol dire che allora la scuola non debba essere considerata. Evidentemente, ribadisco il concetto, se esperti quali Ricciardi, piuttosto che Palù, piuttosto che Galli, danno delle indicazioni in questo senso, evidentemente in base agli studi che hanno condotto e alle evidenze scientifiche è necessario intervenire in questo contesto. Ecco, consigliere Venturini, le faccio però un'altra domanda prendendo spunto da ciò che diceva Daniela Ghiotto poc'anzi. Insomma, diceva sì, quando si sono chiuse le scuole ad ottobre c'è stata la prima impennata della seconda ondata del contagio in tutta Italia e si è ricondotta quell'impennata anche alla riapertura delle scuole a metà settembre. Poi però con le scuole chiuse non c'è stato un calo, diceva la rappresentante del Comitato Priorità alla Scuola, che insomma evidentemente c'è stato un altro problema, perché se il problema fossero state veramente le scuole principalmente, si sarebbe vista un'inversione di tendenza. Allora forse la domanda è, visto che la curva continua a salire o comunque a non scendere in queste settimane, i problemi erano da altre parti e forse si poteva fare un ragionamento diverso sulla scuola. Lei cosa pensa? Che i problemi sono anche da altre parti. Era quello che stavo dicendo prima. È necessario fare un ragionamento a 360 gradi. Allora, se il Veneto
come del resto la Germania, perché vale la pena fare un parallelo. In questo momento incominciano ad avere una situazione di difficoltà in termini di diffusione del contagio. È perché il Veneto è stato zona gialla e la Germania comunque aveva delle misure che in qualche maniera permettevano, nonostante avessero medici, sistemi territoriali sanitari che funzionassero, terapie intensive, avevano comunque dato disponibilità di movimento. Quindi il problema di fondo, volenti o dolenti, è che la diffusione del contagio avviene perché le persone si muovono, perché le persone hanno contatti, e quindi più si riducono i contatti, più si riduce la possibilità che ci sia qualche forma di contagio. Ecco la questione di fondo. Allora, tra le varie opzioni che vengono considerate c'è anche la scuola. Questo non vuol dire che anche le altre non vengano considerate. E ribadisco il concetto, si capisce benissimo il malessere che il mondo scolastico sta vivendo e che le famiglie stanno vivendo anche a livello organizzativo familiare, perché non dobbiamo dimenticare questo fatto. Ma la situazione che noi stiamo vivendo non è una situazione di normalità. E questo è il problema di fondo. Cioè noi dobbiamo ragionare sapendo che è in atto, che è in corso una pandemia. E quindi la nostra vita deve essere tarata tenendo conto di questa condizione, volenti o dolenti. Certamente, certamente. Daniela Ghiotto, chiedo anche a lei, insomma, una curiosità che mi veniva. Voi, chiamandovi priorità alla scuola, lei ha detto prima, non vogliamo che il diritto all'istruzione sia sopra quello alla salute, ma quantomeno sullo stesso binario, se ho capito bene, insomma, le sue parole. Questo che cosa significa? Ha detto che poi c'è anche, insomma, l'aspetto economico e produttivo da considerare poi nelle bilance di un paese molto complesso nella sua interezza. Cosa intende per equilibrio tra questi diritti? Diciamo che come nazione abbiamo delle priorità, no? Anche politiche, degli investimenti che facciamo. Se investiamo poco o nulla sulla scuola pubblica, ad esempio, diamo un segno al nostro futuro, cioè decidiamo che il nostro futuro vada in una certa direzione. Così come se destiniamo pochi fondi e poche risorse alla sanità. Sanità pubblica e istruzione pubblica sono da sempre i due settori che vengono depauperati maggiormente e che sono stati depauperati maggiormente in questi anni. Vediamo un continuo taglio, no? Quando c'è da tagliare, sanità pubblica, istruzione pubblica. E le due cose sono collegate. Se io voglio stare bene e poter crescere, maturare, avere uno sviluppo cognitivo, psicologico e maturare in serenità, devo poter accedere all'istruzione pubblica e alla salute pubblica, evidentemente, per una questione di giustizia anche sociale, di accesso, no? Alle cure e alla cultura. Dunque, le due cose vanno di pari passo. Infatti noi non diciamo che vogliamo andare a scuola cuor sereno, aprire tutto e non preoccuparci dei dati, anche perché quello che chiediamo come priorità alla scuola è che semplicemente si tenga conto di una gestione sanitaria responsabile, maggiormente responsabile, che si torni indietro sui propri passi. Si sono fatte delle scelte che non hanno portato dei frutti utili, a pagare sono sempre i ragazzi e le ragazze più giovani, che si stanno vedendo prendere un pezzo di futuro che non vedranno ristorato in nessun modo, cioè non ci sarà possibilità di recuperare questo tempo perduto di istruzione, socialità e benessere per quei ragazzi. Quei ragazzi e quelle ragazze sono il futuro del nostro paese. E allora, come veneta e come italiana, ho a cuore, e come insegnante e come cittadina, ho a cuore che l'istruzione venga sempre tenuta conto e che non sia il settore nel quale andare sempre a far pagare il prezzo più alto. Allora, per quanto riguarda lo screening, ad esempio, no? Come priorità alla scuola diciamo, guardiamoci intorno, guardiamo gli esempi degli altri paesi, benissimo citare altri paesi europei che ad esempio la scuola non l'hanno mai chiusa o l'hanno chiusa nei momenti di emergenza maggiore, chiudendo però anche tutto il resto, cioè chiudendo anche le attività economiche, commerciali, eccetera, eccetera. Lo screening che noi chiediamo è già stato fatto, io mi sono segnata alcune regioni in cui questo screening è partito, la Toscana, il Lazio, il Piemonte, la Puglia, e ad ottobre erano stati utilizzati questi metodi di screening per gli studenti delle superiori anche in Sicilia, Emilia Romagna, Marche, Lombardia. E in Val d'Aosta sono già stati fatti e terminati da poco. Allora, ad esempio, questo è un efficace strumento, no? La prevenzione. Sappiamo che la pandemia si muove con ondate, si muove nella socialità, abbiamo bisogno di fare prevenzione. Uno screening, ad esempio, per tutti gli studenti e per i docenti che sono personale a rischio tanto quanto, no, il personale sanitario. Chiediamo anche che ci sia appunto una priorità data agli insegnanti che hanno ad esempio che sono di fascia alta sulla priorità del vaccino, perché anche la tabella di marcia delle vaccinazioni
è un po' lontana, è un po' lunga, diciamo, no? Saranno mesi a venire. Si arriverà addirittura a settembre dell'anno scolastico prossimo per avere la prima vaccinazione di alcuni insegnanti. E dunque tutto questo cosa vorrà dire? Vorrà dire rallentare la possibilità di tornare in presenza. Quello che chiediamo come priorità alla scuola è di tornare in presenza in sicurezza e dunque che si attuino degli screening sanitari, che ci siano gli spazi e le risorse per poter fare scuola in numeri ridotti, che ci siano i trasporti adeguati, perché grande tema è stato quello dei trasporti, no? Pareva quasi che il problema fosse i ragazzi devono andare a scuola in autobus e allora lasciamo a casa i ragazzi così non abbiamo più il problema degli autobus pieni. Ma questo è un ragionare al contrario, dobbiamo potenziare i trasporti per poter permettere alle persone di muoversi in maniera sicura. Ecco, noi chiediamo questo, che ci sia una gestione sanitaria di un certo tipo, che ci sia la possibilità di tornare anche gradualmente, cioè al 50% all'inizio, poi al 75%, come si era detto dal piano nazionale, insomma, no? Poi la scuola dipende dalla nazione per buona parte, mentre i trasporti dipendono dalla regione, la sanità dipende dalla regione. Allora, questo chiediamo a Zaia. Abbiamo anche fatto una petizione che sta girando da ieri sera, che chiediamo di sottoscrivere perché chiede. Questo chiede lo screening, chiede una maggiore attenzione ai trasporti, eccetera, eccetera, per poter tornare in presenza a scuola. Consigliere Venturini, oggettivamente, secondo lei è possibile arrivare a una soluzione del genere? Non mi riferisco tanto ai trasporti, magari ne parleremo tra poco, ma pensare a uno screening di massa della popolazione scolastica, dove si intendono centinaia di migliaia di studenti, migliaia di docenti, forse è più facile a dirsi che a farsi, mi rendo conto di essere un po' brutale da questo punto di vista, però già solo vediamo quanto ha impegnato lo screening, per esempio, della popolazione dei lavoratori nell'ambito della sanità e sta tuttora impegnando. Non so se sarebbe una misura applicabile anche su questo mondo ancor più vasto, ovviamente, dell'istruzione. Lei cosa ne pensa? E fin tanto che non arriva un'indicazione da coloro che sono esperti del settore e hanno una conoscenza della nostra situazione da un punto di vista epidemiologico e clinico, per cui si dice riapriamo le scuole, naturalmente va da sé che ciò avvenga in sicurezza. Cioè, quando si dice riaprire le scuole, è ovvio che questo avvenga in sicurezza, però a meno che non parta un input, ribadisco, dal mondo sanitario che dà le indicazioni e le direzioni nelle quali muoversi, io penso che tutte le misure possano essere prese in considerazione, possono essere vagliate e tra l'altro nel mese di dicembre ci sono stati una serie di incontri a livello regionale che hanno visto il coinvolgimento, penso ai trasporti, anche alle società di trasporto, all'ufficio scolastico regionale, per predisporre i piani che permettano dei servizi integrativi proprio per favorire l'ingresso e la possibilità di accedere alle scuole. Quindi già tutto è predisposto da questo punto di vista. Tanto è vero che anche i prefetti sono stati coinvolti nella gestione di questi piani e c'è un programma, un piano generale che prevede appunto il rientro scolastico, si parlava del 75%, oggi addirittura viene dato dal Ministero l'indicazione del 50%, quindi anche qui abbiamo indicazioni che variano nel tempo. Questo per dire che cosa? Che non è che si stia dormendo, cioè nel frattempo vengono adottate una serie di misure, di precauzioni per poter partire. Però a mio avviso, fin tanto che non c'è un'indicazione chiara del mondo scientifico che dica, bene, ripartiamo e ripartiamo con le scuole, a questo punto, insomma, qualche precauzione in più io la prenderei. Parafrasando però ciò che diceva anche, insomma, la sua interlocutrice poco fa, come mai, magari in altri paesi d'Europa, la chiusura delle scuole è stata l'estrema ratio insieme alla chiusura di altre attività, mentre in Italia io penso che al di là forse delle discoteche sia stato il settore della nostra società che maggiormente è stato chiuso nell'ultimo ormai anno, perché siamo a gennaio e abbiamo iniziato a metà febbraio. Come mai in Italia non è stata un'estrema ratio chiudere le scuole, ma forse la prima decisione che le istituzioni hanno sempre preso? C'è da dire che in realtà anche in quest'ultimo periodo sono state interessate le scuole superiori. Le scuole superiori e tra l'altro non le scuole dove si fanno attività laboratoriali. E le fasce più giovani degli studenti, sto parlando anche della scuola elementare, della primaria, della scuola dell'infanzia, comunque hanno continuato a frequentare. Nel momento stesso però in cui si è avuto un chiaro quadro
delle possibilità di contagio, delle modalità organizzative. Quindi non è che si sia agito alla cieca e non è che abbia interessato tutto il mondo scolastico. Parlavo con un medico che lavora al laboratorio dell'ospedale di Schiavonia e metteva proprio in evidenza come nel periodo autunnale i contagi si verificavano nella fascia che va dai 14 ai 19 anni, nella fascia adolescenziale, non nelle altre fasce d'età. E questo sicuramente ha determinato delle valutazioni proprio per capire in che ambiti, che contesti si verificavano i contagi e di conseguenza poi sono state adottate le misure. E allora, il concetto di fondo sul quale ecco, vorrei ritornare e ribadire è che non si prendono delle decisioni a cuor leggero dicendo che si vuole sacrificare una parte della popolazione piuttosto che un'altra, ma perché vi pare che gli anziani in questa fase non sono penalizzati? Io penso veramente che questa pandemia sta colpendo tutte le fasce d'età. Poi condivido il fatto che nel passato nella sanità si sia tagliato, sulla scuola parliamone della didattica a distanza, parliamone che il Ministero potrebbe predisporre una piattaforma decorosa che possa valere a livello italiano e possa essere garantita una didattica a distanza che sia degna di questo paese. Vogliamo parlare di questo? Ecco, allora, sicuramente arriviamo con una situazione dove ci sono i nodi che arrivano al pettine tutti e arrivano in una situazione di massimo disagio ed è chiaro che sentiamo ancora di più le conseguenze negative. In una situazione di massimo disagio, che potremmo parafrasare anche dicendo in una situazione di massima pressione ospedaliera, di un massimo numero di contagi come è in Veneto nelle ultime settimane, Daniela Ghiotto, oggettivamente lei ha detto ci sarebbero state tante possibilità per riaprire la scuola in sicurezza, ma secondo lei riaprire in questo momento, anche avendo più autobus, avendo uno screening, si sarebbe veramente riaperto in sicurezza o sarebbe stato un azzardo? Le faccio questa domanda perché alla fine il dubbio ci viene. Io credo che si sarebbe riaperto in sicurezza nel momento in cui fossero state predisposte ovviamente le risorse per farlo. Altre regioni, ripeto, lo stanno facendo, allora dico, se l'Istituto Superiore di Sanità ci dice che le scuole sono uno dei luoghi meno a rischio, perché sono molto tracciate, e poi ci arriva un cambiamento del protocollo per quanto riguarda la scuola primaria, adesso parlo non della secondaria, il tracciamento è cambiato, il sistema di controllo da oggi è cambiato, cioè con un bambino solo positivo, la classe andrà in didattica a distanza, ma non verrà più fatto il test a tutto il gruppo di classe e agli insegnanti. C'è stato quasi un retrocedere sul tracciamento. Allora, buona prassi che avevamo seguito, almeno alla scuola primaria, dove siamo rimasti in presenza in questi mesi, lo siamo ancora, a dispetto insomma della scuola secondaria, avevamo un tracciamento, un test fatto al bambino positivo e poi di conseguenza, se il bambino era positivo, tutta la classe e gli insegnanti che entravano in quella classe. Adesso vediamo anche un tornare indietro perché abbiamo un protocollo invece che non prevede questo test. Prevede un'attesa di 10 giorni, un isolamento diciamo, però non un test. Dunque, solo alla anche, fine. Esatto. Anche da questo punto di vista come priorità la scuola, diciamo, era meglio il protocollo precedente, ad esempio per quanto riguarda la scuola in presenza, che in questo momento è la primaria e la secondaria di primo grado, cioè le medie, per capirci. Per quanto riguarda invece la secondaria di secondo grado, cioè le scuole superiori, noi abbiamo una perdita di valore, di senso, di benessere, di istruzione. Molti ragazzi dicono mi sembra di aver perso un anno di scuola e questo anno è un anno che non recupereranno più. Allora, io credo che con le risorse adeguate, un tracciamento dei semplici tendoni allestiti fuori dalle scuole che fanno un test rapido agli studenti, scaglionati ovviamente secondo un iter, era così impossibile da fare. Se lo stanno facendo così tante regioni, evidentemente sono state consigliate, no? Anche da un punto di vista sanitario di farlo. Allora, la nostra unica, secondo me in questo momento, risorsa, oltre al dire state a casa, ovviamente la responsabilità civile di ognuno e di ognuna, però dobbiamo anche dare una prevenzione, cioè dobbiamo tracciare, fare un lavoro di screening. Credo che sia l'unico modo, no? Ce lo dicono le persone che ne sanno più di noi a riguardo, gli esperti sanitari. L'Istituto Superiore di Sanità dice questo, dice se c'è un controllo, se c'è una profilassi, un protocollo, le scuole rimangono un luogo con poca incidenza di contagi. Ok? Dunque, poi va da sé che se nel frattempo ho riaperto tutto tranne le scuole e nel momento in cui torno a riaprire, perché da oggi no, siamo tornati un po' più in libertà, in zona gialla,
ma la scuola rimane zona rossa, abbiamo un problema di senso, un problema anche di investimento politico nel settore istruzione. Mi ecco, perdoni, penso... però la mia posizione mi obbliga anche ogni tanto a fare un po' l'avvocato del diavolo. Io le potrei rispondere dicendole che però anche tra quelle regioni che lei ha citato come virtuose, perché hanno adottato un sistema magari di screening che può essere migliore di quello della regione del Veneto, ci sono regioni che stanno procrastinando la riapertura delle scuole, quindi forse sì, non è una soluzione in toto. No, ma non l'hanno procrastinato fino al 31 di gennaio. Ad esempio a nazionale siamo sull'11 di gennaio, c'è stato uno slittamento però di qualche giorno, capito? Cioè c'è proprio una differenza di tempo, anche di tempistica. Poi voglio dire, io credo che il Veneto abbia sempre detto di avere una sanità eccellente. Allora, se abbiamo una sanità eccellente, se siamo comunque una regione con delle potenzialità di un certo tipo, abbiamo anche bisogno di dimostrarlo, però, no? Stiamo andando in zona rossa, incontro a contagi numericamente incredibili, partivamo da una zona gialla, dopo è diventata una zona gialla più rafforzata e adesso siamo caduti, no? In un baratro di contagi, certo. Nonostante la scuola sia stata chiusa. Allora, forse dobbiamo dirci che qualcosa non ha funzionato e correre ai ripari, ecco, questo è il senso, secondo me, il buon senso di fronte ai dati che abbiamo. Certo, guardate, siamo praticamente in chiusura perché ci mancano veramente sì, 5 posso, minuti. Posso sì, prego animate. Elisa, volevo far rispondere allora, proprio lei su questo aspetto. Sì, allora, siamo una sanità eccellente e la dimostrazione è data dal fatto che per lungo tempo siamo rimasti area gialla, che dopo questo abbia comportato in realtà un aumento dei contatti delle persone, di movimentazione e quindi poi c'è stata la ricaduta sui contagi, però di fatto in base ai 21 parametri, molti dei quali fanno riferimento alla qualità della sanità, hanno permesso al Veneto di rimanere zona gialla. E quindi questo già sta a significare che tipo di sanità abbiamo. È chiaro che i medici e gli infermieri incominciano a essere il personale stremati dopo un anno che sono continuamente sotto pressione. Detto questo, noi dobbiamo partire da questo dato, che il Veneto è la regione dove si stanno riscontrando il maggior numero di decessi, dove si stanno riscontrando il maggior numero di contagi, anche se c'è tutta la questione dei tamponi che implica delle valutazioni diverse, dove comunque ci sono dei ricoveri e a fronte di questa situazione vengono prese queste misure che riguardano anche la scuola e che arrivano fino al 1° febbraio, poi si vedrà l'andamento. Quindi c'è una razza, una ragione in base alla quale vengono prese queste decisioni che vengono consigliate da, ripeto, il professor Palù, piuttosto che Galli, piuttosto che Ricciardi, quindi non gli ultimi arrivati, quelli che hanno considerato la situazione del Veneto rispetto alle altre regioni italiane. Mi permetto di dire in merito al diverso protocollo per le scuole. Allora, nasce anche da una serie di problemi che hanno sollevato i genitori che io ho seguito tra l'altro in questi mesi, perché succedeva che il primo bambino positivo continuava la classe ad andare a scuola e i genitori erano tutti in affanno per capire se effettivamente era giusto portarli o non portarli a scuola, perché magari il loro bambino era entrato in contatto con l'unico bambino positivo e quindi non sapevano se valeva o meno continuare ad andare a scuola, e questo generava ansia nei genitori. Poi alcuni genitori non sottopongono i bambini al tampone, l'altra grande questione. Allora si cerca di ovviare a tutta questa serie di inconvenienti, difficoltà, ansie, paure che si sono verificati in questi mesi, si è predisposto questo protocollo per cui decorsi 10 giorni i bambini fanno un tampone per ritornare a scuola. Se non si sottopongono al tampone, perché ci sono genitori che non vogliono che il bambino faccia il tampone, allora si attendono 14 giorni. Nei 14 giorni sarà il medico pediatra che deve certificare il fatto che posso ritornare a scuola in assenza di sintomi. Se continua ad avere sintomi, i giorni diventano 21 di permanenza a casa. Quindi voglio dire, è un protocollo che tiene conto di tutta una serie di questioni. È evidente che i genitori sono in difficoltà con classi intere che stanno in quarantena. Però vi posso garantire che in questi mesi il fatto che ci fosse un solo bambino positivo in una classe generava talmente tanta confusione, disagio e malessere tra i genitori che alla fine forse la quarantena è la soluzione migliore per la classe. Siamo veramente in chiusura. Elisa Venturini, le chiedo di concludere in maniera telegrafica, poi farò anche una domanda a Daniela Ghiotto. Che cosa si augura per la scuola da qui alla fine dell'anno scolastico, che sia l'inizio, la fine di giugno, l'inizio di luglio, lo vedremo. Insomma, qual è il suo augurio, la sua speranza per questa ultima parte di anno scolastico?
che se deve essere fatta la didattica a distanza, deve essere fatta in maniera decorosa, con degli strumenti adeguati da parte di uno Stato che fornisce delle strutture, delle infrastrutture ai nostri ragazzi. Che con i vaccini quanto prima ritorniamo a vivere tutti e permettere così di ritornare a scuola. Daniela Ghiotto, le vostre speranze invece quali sono e anche magari le vostre aspettative? Che il diritto all'istruzione pubblica torni a essere la priorità di questo Paese, che sia messo sullo stesso piano del diritto alla salute e che ci siano delle risorse, degli investimenti per la scuola italiana, che si vede affossare ancora una volta e togliere, depauperare anche autorevolezza. In questo momento abbiamo bisogno di didattica in presenza. La didattica a distanza viene fatta, gli insegnanti, i ragazzi sono bravissimi, ma non può essere la soluzione. Era la soluzione di un'emergenza, non l'orizzonte di un anno, 10 mesi ormai passati. Grazie allora a Daniela Ghiotto, docente e anche esponente del Comitato Priorità alla Scuola, per essere stata con noi questa domenica. Grazie Daniela. Grazie a voi. E grazie ovviamente anche ad Elisa Venturini, consigliera regionale, capogruppo di Forza Italia, Palazzo Ferrofini, che ritroveremo naturalmente sulle nostre reti. Grazie Elisa. Grazie per l'invito. Buonasera. Grazie a voi naturalmente che ci avete seguito da casa. L'appuntamento con il nostro Sì e No è rinnovato ai prossimi fine settimana. Grazie e una buona serata.